è una guerra con le armi, con le parole e con il grano. Il terreno è quello dell'Ucraina, invaso dalla Russia nel 2014 e poi nel febbraio 2022. Secondo le dichiarazioni di oggi del presidente russo Vladimir Putin, i combattimenti in Ucraina si stanno intensificando in modo significativo, soprattutto nella direzione principale di Zaporizhia. Il bollettino di guerra di Kiev invece è entrato nei particolari degli attacchi sferrati dai russi. Nella notte un uomo è morto nel bombardamento contro il porto di Odessa, un morto e quattro feriti a causa delle bombe sganciate nella regione di Kharkiv. Nessuna vittima ma danni a molte strutture nei sette attacchi notturni a Nikopol. Nelle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky inoltre si intende che c'è la possibilità di reintegrare rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell'Ucraina. La Crimea infatti è occupata dai russi dal 2014. E poi c'è la guerra del grano. Mosca infatti, dopo aver detto no al rinnovo dell'accordo per il traffico del grano ucraino nel Mar Nero, va avanti con la strategia di usare come arma le forniture alimentari globali e adesso strumentalizzando anche i paesi africani. Saremo pronti nei prossimi 3-4 mesi per fornire gratuitamente 25.000-50.000 tonnellate di grano a Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Repubblica Centrafricana ed Eritrea. Garantiremo la consegna gratuita ai consumatori, ha detto oggi Putin tra gli applausi a San Pietroburgo nel vertice Russia-Africa. Ma l'Unione Africana ha chiesto l'accesso sia al grano russo che a quello ucraino.